Salve a tutti. È destino che la domenica non si possa essere lasciati in pace e bisogna fare un video per rispondere a varie imprecisioni che vengono dette sui giornali. In questo caso, il mio buon amico Gino De Paoli, il conduttore di una trasmissione su Radio Gamma 5, che vi invito a seguire perché è una delle poche radio che effettivamente libera e racconta le cose come stanno, ci danno anche spazio. Mi ha mandato un articolo di tal Enrico Cisnetto, che è stato pubblicato su Il Gazzettino, dal titolo Italexit, euroscettici alla ribalta, ma tornare alla lira non conviene. Ecco, visto che questo articolo comunque ha una certa diffusione, è su un giornale che comunque localmente ha una certa importanza, ho deciso di fare una videoconfutazione di questo articolo perché è importante che le cose vengano dette con precisione e che questo terrorismo informatico, di informazione, scusate, non vada avanti. Ora, il buon Cisnetto intanto si stupisce che in Olanda ci sia una forte affermazione, addirittura era considerato il primo, adesso forse il secondo partito, del PVV di Geert Wilders, che è un movimento estrema destra, ma euroscettico, e si chiede come mai in Olanda, nonostante sia un paese, secondo lui, florido, che è cresciuto del 2,1% nel 2016, ci sia una forte presenza, diciamo, di un partito euroscettico. Bene, questo glielo posso spiegare subito perché l'Olanda, anche lei, sta subendo gli effetti di questa unione monetaria totalmente folle. E soprattutto l'Olanda ha avuto un problema di bolla immobiliare piuttosto elevata e quindi di prezzi degli immobili che sono diventati fuori alla portata degli stessi olandesi. Gli olandesi sono visti comunque il reddito perdere in valore reale, diciamo, potere d'acquisto, e non è che stia andando benissimo, ha i suoi problemi, per cui anche l'Olanda non è questo paese felice nonostante la crescita. Ma questo sarebbe nulla. Poi sempre il buon Cisnetto ci va a fare una valutazione di quella che sarebbe l'uscita dell'Italia dall'euro. E qui arrivano i veri problemi. Prima di tutto Cisnetto ci dice che il nostro debito del sistema Target 2 pari al netto di 312 miliardi sarebbe un debito che noi dovremmo andare a ripagare naturalmente in euro e ripagarlo addirittura alla Germania, visto che la Germania è in credito complessivamente di 754 miliardi. Ora Cisnetto non ha capito nulla del sistema Target 2, io ho già spiegato in un altro video, comunque brevemente spiego di nuovo che il sistema Target 2 è un sistema di notazione di flussi economici, quindi flussi monetari, che non ha niente a che fare con debiti e crediti fra paesi. È un sistema che non prevedeva nessun tipo di compensazione tra le banche centrali degli stati europei ed è eventualmente un movimento di denaro che eventualmente dovrebbe essere rifuso alla Banca Centrale Europea e non sicuramente alla Germania. Non è un nostro debito, non è un debito verso la Germania, eventualmente dovrebbe essere massa monetaria restituita alla BCE. Ma la BCE, come tutti sappiamo, è l'unica che può creare realmente denaro dal nulla, che se lo crea da sola, e quindi avere un debito verso la BCE fondamentalmente è un non debito, perché la BCE può tranquillamente ricrearsi la massa monetaria che una volta uscita l'Italia mancherebbe al sistema e potrebbe far ripartire tranquillamente il sistema con tutta la massa monetaria che vuole. Quindi non è un nostro debito, non è sicuramente un debito verso la Germania e non è probabilmente neanche un debito verso la BCE. Oltre questo ci dice che comunque, come dice un report di Mediobanca, per effetto della clausola CAC, che ultimamente è presente nella nostra emissione di debito pubblico, noi non potremmo ridenominare il debito pubblico nella nuova valuta nel momento in cui ci sono l'euro. Quindi ci sarebbe un'opposizione dei creditori i quali potrebbero legittimamente impedirlo. Questo non è affatto vero.
E che non è affatto vero, lo dice anche uno studio recente, il quale ha esaminato proprio da un punto di vista legale la clausola CAC ed è giunto alla conclusione abbastanza logica che nel momento in cui si applica l'Lex Monete supera qualsiasi accordo contrattuale, per cui lo Stato potrebbe tranquillamente imporre che il titolo con la clausola CAC venga comunque convertito nella valuta nazionale. E non ci può essere l'impedimento dei creditori in quanto è una ridenominazione totale del debito perché l'unica valuta corrente sarebbe quella nuova valuta, diciamo, che lo Stato adotterebbe e questo supererebbe qualsiasi clausola. Quindi non è vero che la clausola CAC avrebbe questo problema. Altra cosa che ci va a dire fondamentalmente è che comunque non avremmo dei benefici perché l'export sì, forse aumenterebbe con la nostra moneta che si svaluterebbe, ma avremmo delle importazioni molto più onerose e quindi avremmo dei guai. E poi ci dice l'export comunque in questo momento sta andando bene, quindi non è che abbiamo bisogno di una moneta nostra per migliorare il nostro export. E poi se una moneta svalutata deprezzerebbe il debito pubblico, comunque il rialzo dei tassi che ci sarebbe, secondo lui, per il discorso del finanziamento con la nuova moneta, porterebbe a una diminuzione del valore dei risparmi degli italiani. Tutte queste considerazioni sono assolutamente false. Intanto, per quanto riguarda l'export, ci sarebbe sicuramente un miglioramento dell'export, ma non è quello l'importante. L'importante è che con una salutare svalutazione che riporterebbe il valore della moneta al valore della nostra economia, avremo un miglioramento sul mercato interno, perché i nostri produttori vedrebbero finalmente una concorrenza leale da parte dei produttori esteri, quindi dei prezzi che ritornerebbero a un livello giusto dei beni importati. E quindi si favorirebbero le produzioni interne, le quali finalmente diventerebbero concorrenziali, e noi consumeremo più facilmente e più volentieri i nostri prodotti interni che sono buoni e che avrebbero un prezzo competitivo rispetto ai prodotti importati. Quindi questo favorirebbe la nostra produzione e favorirebbe tutte le produzioni che attualmente soffrono la concorrenza sleale dei prezzi artificialmente bassi delle produzioni, soprattutto tedesche, ma comunque diciamo dei paesi del nord Europa. Il nostro export non è che attualmente sta andando benissimo. Se andiamo a vedere, il nostro export sta aumentando di poco i volumi anno per anno, c'è cioè un appiattimento della curva di crescita. Quello che porta al miglioramento della bilancia dei pagamenti è il crollo dell'import, che deriva dal fatto che non abbiamo i soldi per consumare e quindi non abbiamo i soldi neanche per importare. Quindi un aumento reale dell'export derivante da una diminuzione della nostra valuta sarebbe invece un toccasana perché porterebbe a un ripartire realmente il volume delle esportazioni e quindi ci permetterebbe di aumentare il reddito e anche poi di aumentare le importazioni, ma diciamo in maniera sostenibile. Per quanto riguarda le importazioni, anche qui l'errore è grave perché noi non importiamo materie prime pagandole in euro, ma dobbiamo vedere che cosa comporterebbe la nostra valuta, nei confronti della valuta dei paesi da cui importiamo le materie prime. Tenete presente che l'euro si è svalutato nei confronti del dollaro di oltre il 30%, eppure le nostre materie prime non è che ci hanno creato grossi problemi nell'importazione, semplicemente perché il costo delle materie prime è un costo relativo che noi, come paese trasformatore, possiamo benissimo scaricare sul prezzo finale. Per cui non abbiamo tutti questi problemi, non è un danno eccessivo quello di eventualmente avere, se si ha, un aumento del costo delle materie prime, perché noi abbiamo un forte valore aggiunto e questo forte valore aggiunto ci viene pagato e ci permette di ripagare quindi le materie prime anche se aumentasse. L'ultima cosa per quanto riguarda il discorso su il reddito degli italiani e i risparmi che diminuirebbero, anche questo è una falsità che va smentita categoricamente. Perché nel momento in cui c'è una moneta con cui si attuano tutte le transazioni all'interno del paese,
i nostri risparmi non vedrebbero perdere nulla del potere d'acquisto. Come ho detto varie volte, a meno che uno non vada all'estero a fare la spesa corrente, il fatto che i risparmi in una moneta che non è più utilizzata all'interno abbiano perso valore non ha nessuna importanza, come non ha nessuna importanza attualmente che il risparmio in euro possa avere una svalutazione nei confronti, ad esempio, dello yen o di un'altra moneta. Noi non acquistiamo, non facciamo la nostra spesa principalmente in yen, per cui quello che accade all'euro attualmente con lo yen non ci interessa, così come non ci dovrebbe interessare cosa accadrebbe con una nuova moneta nei confronti dell'euro, che è una moneta che noi non utilizzeremo più. Quindi non è vero che c'è una perdita di potere d'acquisto, non è vero che c'è una perdita in generale, anche perché la svalutazione non porterebbe ad effetti inflattivi in queste condizioni di sottoutilizzo delle persone e sottoutilizzo dei mezzi di produzione. Questo è quello che ci dice l'esperienza, per esempio, del 92, dove l'inflazione scese quando la lira si svalutò uscendo dallo SME, e quindi non avremmo nessun problema di questo genere. Anzi, un risparmio investito in euro troverebbe un aumento di valore proprio perché ricambiato in moneta nazionale avrebbe più moneta, quindi più potere d'acquisto, ma sicuramente bisogna piantarla col dire che la svalutazione andrebbe a incidere sui risparmi. Questo non è vero, è puro terrorismo ed è fatto apposta per spaventare la gente ad un'idea ormai, diciamo, storicamente molto vicina, del fatto che questa moneta che attualmente abbiamo, l'euro, è insostenibile e che quindi torneremo prima o poi a una nostra valuta nazionale. Questo tentativo di spaventare la gente è solamente un tentativo di procrastinare quello che comunque sarà un fenomeno che non potrà essere evitato, cioè la rottura del sistema monetario europeo. Vi ringrazio e vi saluto.